Le donne orientali sì che sanno come valorizzare gli occhi e come intensificare lo sguardo e quindi rendere sotto certi aspetti anche lo sguardo più sensuale, più significativo. Tendenzialmente usano il kajal, che è un prodotto facile da trovare, ma non sempre si trova. Quindi che cosa usare? Usare delle tecniche speciali e un prodotto in particolare, ma fra poco saprete quale. Per valorizzare gli occhi bisogna fare sempre attenzione a costruire il trucco che metta in risalto gli occhi stessi e non si evidenzi troppo. Di conseguenza bisogna fare attenzione sia all'intensità che alle tonalità scelte. Cominciamo a vedere i prodotti più adatti. Per sottolineare lo sguardo, una matita è indispensabile. In linea di massima applicata da metà occhio verso l'angolo esterno è una sottolineatura che si addice a tutte le tipologie di occhio. Ricordatevi sempre di alzare l'angolo esterno della matita affinché l'occhio non prenda un'espressione triste e di stendere il prodotto proprio all'attaccatura delle ciglia. Per fare questo è sufficiente sollevare leggermente la palpebra durante l'applicazione. Dopo aver steso la matita, la sfumiamo con un pennellino con dei piccoli tratti in obliquo, sempre dall'interno verso l'esterno, coinvolgendo soprattutto il bordo superiore della matita, in modo da mantenere una grande intensità all'attaccatura delle ciglia, ma alleggerendo invece il bordo superiore. Il tutto per rendere il make-up più soft, ma allo stesso tempo molto più performante. La cosa fondamentale è che in questa zona non ci sia spazio bianco, cioè che quindi l'ombreggiatura cominci esattamente dall'attaccatura delle ciglia. Per quanto riguarda gli ombretti, è importante sempre creare un gioco di chiaro-scuro, quindi se ne devono usare minimo 2, ma massimo 3, altrimenti poi il lavoro si complica un po' troppo. Uno sarà la base della palpebra, con l'ombretto più scuro poi si va ad intensificare la sfumatura della matita e poi si applica il punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. Un colore medio sarà il colore ideale per creare la base su tutta la palpebra, partendo dall'angolo interno fino all'applicazione della matita, sovrastando l'applicazione della matita stessa. Questo non farà altro che rendere la matita più persistente. Il secondo colore lo andiamo ad applicare proprio sulla sfumatura della matita e sarà l'ombreggiatura, quindi l'intensità del trucco. Per quanto riguarda l'attaccatura delle ciglia, tenete sempre presente questo. Più gli occhi sono vicini, più bisognerà tenere lo scuro verso l'angolo esterno. Mentre invece, se abbiamo degli occhi abbastanza distanziati, porteremo lo scuro fin verso l'angolo interno. Come facciamo a definire se gli occhi sono troppo distanti o troppo vicini? Prendiamo la misura di un occhio e posizioniamolo al centro. Se l'occhio al centro calza perfettamente, la distanza è regolare. Se rimane molto spazio, sono un po' troppo lontani, se invece ci sta un po' stretto, sono un po' troppo vicini e quindi regoliamoci di conseguenza. L'ultimo passaggio è il punto luce, fondamentale, quindi non dimenticatelo mai. Si applica proprio sotto l'arcata sopraccigliare e serve ad aprire lo sguardo. Ovviamente sarà un colore chiaro, particolarmente luminoso. Per valorizzare al massimo gli occhi dobbiamo anche sapere quale colore utilizzare. Allora, qualche piccola indicazione. Occhi castani. In linea di massima si possono utilizzare tutti i colori, facendo però attenzione ai marroni. I marroni caldi, quindi il color cuoio, quindi il color cognac, sono un po' a rischio perché rischiano di intristire. È meglio andare su marroni più freddi, tipo il color Vengué o un color caffè. Occhi verdi, tutti i colori che contengono una punta di rosso, quindi dal bordeaux al mattone, anche ai rosati, al prugna, al glicine, a tutte quelle tonalità un po' sanguigne. Il verde verrà messo molto molto in evidenza.
Occhi azzurri, tutti i colori caldi, dorati, che abbiano una componente aranciata. L'arancio metterà ancora di più in risalto l'azzurro degli occhi. Cosa succede nella palpebra inferiore? È una delle domande classiche. La matita sotto si mette o non si mette? Beh, è una questione di stile. Sicuramente più si va in là con gli anni, meno bisogna truccarsi, quindi direi che questa è già un'indicazione abbastanza chiara. Considerate comunque che la matita applicata nella palpebra inferiore tende ad ingrandire l'occhio se le applichiamo esternamente, mentre invece a rimpiccolirlo, ma a renderlo molto più intenso se la applichiamo internamente. Sta a voi decidere. Potete fare a meno di tutto, ma non del mascara. Il mascara è indispensabile sempre e comunque. Anche quando non volete apparire truccate o non avete tempo, passate sempre un velo di mascara sulle ciglia. Vi cambierà comunque lo sguardo. Il mascara si applica con grande attenzione su tutta la lunghezza delle ciglia, quindi dall'attaccatura fino alle punte. Ogni tanto sento dire o leggo: applico il mascara solo alle punte. No, il mascara è bello che impreziosisca tutta la lunghezza delle ciglia. Per quanto riguarda il colore, ovviamente il nero fa da padrone. Il nero sta bene a tutte, intensifica e dà proprio quel quasi un senso di magnetismo allo sguardo. Unica eccezione per chi ha ciglia molto chiare e occhi molto chiari. Potrebbe anche optare per un grigio. I marroni invece si utilizzano per un look più soft, più morbido, molto molto più naturale. Fanno il loro effetto, ovviamente il nero è il colore teatrale per eccellenza, quindi un mascara nero nel proprio beauty non dovrebbe mai mancare. Ma c'è un sistema scomodo per valorizzare lo sguardo, per intensificarlo. È legato alle lezioni della vita. Quindi, chi ha una vita un po' tribolata, sappia che quasi sempre ha quel scintillio che si chiama luccicanza, che è quello che rende lo sguardo interessante. E un altro elemento che rende interessante il vostro sguardo è la postura, è guardare il vostro interlocutore in maniera diretta, occhi negli occhi. Questo è fondamentale, è importante. Al prossimo appuntamento.